Chi è l'imputato? Chi è Cesare Torello? Facile, seppur doveroso, riprovare il suo gesto dissennato. Meno facile, ma ancora più doveroso, capire come è maturata in lui una simile aberrazione. Capire perché un uomo vite è fornito di buon senso, di ragionevolezza, di pazienza, di capacità di autocontrollo e soprattutto di un elevato senso della giustizia, perché così l'ho conosciuto io, fin da quando studiavo all'università. Meno facile capire, dicevo, come essere di tanta sensibilità e di così solidi principi morali abbia potuto contraddire, smentire in un attimo tutta la limpidezza della propria vita.